qui con l'architetto Alessandro Pirovano perché ci parlerà di un suo recente progetto che vogliamo segnalare per l'uso dei sistemi costruttivi e dei materiali della Vibrapac. L'intervento, come diceva lei, è un intervento a Milano, in via Bissolati. Si trova, è ubicata all'interno del cosiddetto villaggio di giornalisti, cioè una zona abbastanza conosciuta a Milano, non centrale, ma comunque conosciuto il villaggio di giornalisti a Milano, perché nasce come esperienza, diciamo, urbanistica sul modello delle Garden City all'inizio del secolo. Si è conservato ancora molto delle caratteristiche dell'originario villaggio, con interventi sostanzialmente tutti di ville, villette, unifamiliari, che nasceva proprio come quartiere residenziale per i giornalisti. Conserva oggi ancora appunto queste peculiarità e l'intervento in questione è forse, sarà forse, credo, l'ultimo, a meno che non ci siano sostituzioni di edilizie più recenti, perché il quartiere è già tutto, diciamo, costruito, è già tutto occupato fortunatamente non in modo massivo. Le case sono buona parte villette unifamiliari, bifamiliari. Nel tempo, nel corso dei decenni, si sono spesso sostituite queste tipologie invece le tipologie delle palazzine residenziali di poche unità immobiliari, come il caso specifico di questo intervento. È una piccolissima architettura, alla quale però si è dedicata particolare cura, diciamo, e importanza in fase di progettazione proprio per il luogo in cui è ubicata. C'è anche da tener conto che a Milano, villaggio dei giornalisti, è inserito come zona RX, cioè ha, diciamo, un certo vincolo di tutela dovuto proprio a queste caratteristiche peculiari. Quindi ovviamente, affrontando il progetto, si è partito già da un presupposto di attenzione al luogo. Poi avremo modo magari di far vedere qualche immagine storica dove si vedono, ci sono delle presenze importanti, anche la più importante forse è la villa realizzata nel 1935 da Figini, che aveva costruito per se stessa e per la propria famiglia, un esempio meraviglioso di architettura razionalista, e poi ci sono altre presenze importanti. Quindi, insomma, l'approccio al progetto, che dovrebbe essere sempre, comunque in generale, un approccio di attenzione al luogo, lo è stato maggiormente proprio per queste caratteristiche. La seconda, ma non per ordine di importanza, particolarità è stata quella dell'attenzione ai materiali, ai materiali per la realizzazione dell'edificio. E in un'epoca in cui, appunto, in un'era, in questo momento storico preciso in cui si parla molto di sostenibilità, si parla di agricoltura sostenibile, si parla di energia sostenibile, di sviluppo sostenibile, di architettura sostenibile, forse bisognerebbe parlare anche di bellezza sostenibile. E in questo senso il progetto parte con un'idea, anche perché non sono io convinto in modo particolare che la bellezza può salvare il mondo in qualche modo, si è partiti da un'idea che partiva da un presupposto, cioè quello di trovare un materiale, che era poi il materiale di finitura della facciata, che fosse un materiale, diciamo, importante, un rivestimento che vibrasse con la luce, che creasse delle ombre, che non fosse una cortina uniforme. E sono arrivato, diciamo, alla scelta, alla determinazione di scegliere come materiale il cosiddetto concio Q prodotto da Vibrapac, che è un blocchetto anche abbastanza conosciuto ai milanesi perché è presente come rivestimento in tutta la linea, in buona parte della linea 3 della metropolitana, perché ha delle peculiarità appunto di texture, di trama, con questa scansione a quadrettatura molto fitta, che
diciamo, posato bene, così come è stato tra l'altro posato bene da una squadra di posatori Vibrapac, consente di avere questa tessitura che gioca molto con le luci e con le ombre. Quindi l'approccio al prodotto Vibrapac nasce in prima battuta col materiale di rivestimento. Dopodiché, venendo, anzi per la verità conoscevo già le tecnologie delle murature Vibrapac, si è ovviamente associato tutto il pacchetto completo di muratura, cosiddetto scudo, che prevede, partendo adesso diciamo dall'interno, arrivando verso l'esterno, il blocco Biodem, il materiale isolante, la camera di ventilazione e il blocco da rivestimento. Questo consentiva, diciamo, di realizzare un unicum, diciamo, unitario, e anche dal punto di vista delle prestazioni, e non solamente in fase di posa, ma poi anche in fase finale, prestazioni molto elevato, per ottenere un risultato assolutamente unitario. Dicevo prima l'approccio al progetto con una particolare attenzione alla sostenibilità da una parte, diciamo, della bellezza, dall'altro quello dei materiali utilizzati. È ovvio che l'obiettivo è quello del risparmio energetico, cioè la performance della muratura, che in questo caso il sistema scudo consente, è quello della prestazione energetica della muratura. Però non bisogna, almeno secondo mio parere, assolutamente dimenticare il processo che viene prima, cioè quello della produzione. Il blocco di tamponamento Biodem della Vibrapac è prodotto, utilizza materie MPS, no? Materie prime secondarie, ed ha un utilizzo del 50%, oltre il 50% di materiali di riciclo. Quindi questo dal punto di vista, così come progettista, ma come professionista, ma anche come cittadino, diciamo, del mondo, è abbastanza importante, perché non è solamente il risultato, la prestazione energetica per raggiungere una certa classe, ma è anche ciò che uso e come è stato, cioè come è stato prodotto, che tecnologie sono state usate per produrlo e quanta CO2 si è immesso nell'atmosfera per produrre quella particolare tecnologia. Ecco, da questo punto di vista credo che sia importante anche questo, così come importante è l'isolante, che anche in questo caso è un polistirene sintetizzato, anche lui riciclabile, prodotto senza CFC.